Nella dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A2, al Palacoste di Ravenna, che come al solito registra tutto esaurito, successo della Marcegaglia Ravenna contro il Geotek Isernia per 3-2. Nel primo set mister Babini schiera il sesto titolare, Corvette Leggia, opposto Moro, Salgado e Mingozzi centrale, Sir e Castellani schiacciatori, libero Tabanelli che si alterna con Monti, soluzione questa utilizzata nelle ultime partite dall'allenatore Ravennate. Grazie a questa vittoria la Marcegaglia si presenta domenica prossima nel big match a Padova per la promozione con solo 2 punti di distacco. Mister aveva preannunciato alla vigilia che sarebbe stata una partita difficile estate. È stata una partita difficilissima anche perché purtroppo abbiamo avuto una sbavatura nel secondo set che ci è costata abbastanza cara. Eravamo in vantaggio 16-11 nel secondo set, probabilmente, dico probabilmente perché con il se e con il ma la storia non si fa, fa anche rima, però avrebbe preso una piega differente. Dopo questa qui è una squadra in forma, si è visto che non voleva lasciarci niente e quindi ha giocato una partita spavalda e ci ha messo in grossissima difficoltà, quindi io dico che siamo partiti bene, abbiamo continuato molto male e quindi si poteva mettere anche peggio questa partita qua, e è andata così e accettiamo il risultato del campo, anche perché c'è un grande merito di Isernia che ha giocato tutti i palloni come se fossero gli ultimi, quindi bravi loro. Noi siamo stati un po' peggio rispetto alle altre partite, però andiamo a giocare a Padova e poi vediamo che cosa succede. Mister, abbiamo visto i suoi ragazzi sul finale del terzo set un po' nervosi, come mai? È vero, probabilmente l'emozione ha giocato, anche l'emozione ha giocato la sua carta in questa partita qua. È vero che qualche sbavatura di nervosismo c'è stata e queste partite qui servono per me come allenatore. Servono per i giocatori che devono riuscire a controllare le loro emozioni e trasformarle in qualcosa di positivo. Purtroppo abbiamo un po' bisticciato in campo e si è visto, perché il terzo set l'abbiamo perso ai vantaggi anche con un colpo fortuito, perché c'è stata una battuta nella rete, l'ultimo punto loro, però quando delle volte il fatto gioca anche lui il suo ruolo. C'è stato questo che a mio avviso è stata anche una punizione, perché noi eravamo troppo nervosi. Come preparerete la gara di domenica, quella contro il Padova? Ci siamo allenati dal 9 agosto con un certo tipo di spirito, con un certo tipo di lavoro, con una certa qualità di lavoro. Non faremo dei grandi stravolgimenti, cercheremo di arrivare alla partita di Padova nelle migliori condizioni possibili. Purtroppo oggi ho perso Saviotti, che ha fatto un grandissimo ingresso, probabilmente lui ha finito il campionato perché si è stirato un polpaccio, però noi ci prepareremo al meglio delle nostre possibilità, andiamo a giocare a Padova la partita della vita e proviamo a vedere di fare un risultato positivo.